Capì cosa doveva aver provato Eva né quando il cielo sarà spalancato per far risuonare la collera di Dio. Capì la sua smana di coprirsi, di salve se desalve, se sparirono, Nascose la mano di schiena. Lei non disse nulla, ma il pallore del suo viso, quegli occhi dilattati, spaventati. Nonostante tutte le precauzioni, mia madre aveva scoperto le mie sessioni maniacali. Evidentemente i frequenti bendaggi con cui abvolgevo le ferite attiravano l'attenzione, soprattutto la sua. Da Dapprima mi rivelò la sua preoccupazione, così strano, Alan, e intuì che strano era un bel esempio di eufemismo. E in seguito non disse più niente, ma non smise mai di osservarmi e cominciarmi i colloqui con la maestra e l'iscrizione ai vari corsi. Danza e Giuso fecero appresso ad annoiarmi. Non mi prendeva neanche l'abbrigo di andarci, il tennis, l'ultimo tentativo.